Il famoso 80-20 e il polarizzato, che è un di cui dell'80-20, vale sempre per tutti gli atleti? Care amiche e cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video qui sui canali di Runner 451. Abbiamo già parlato di che cosa è l'80-20 e il polarizzato e vi lascio qui in sovraimpressione un link se volete rivedere il video che ve ne parlo, potete vederlo alla fine di questo. In sintesi, di che cosa si tratta? Come ben sapete, perché me l'avrete sentito dire molte volte, l'equilibrio tra alta e bassa intensità è fondamentale nella preparazione. Ci sono diverse metodologie, diciamo così, di suddividere le intensità e di programmazione, di metodica per la preparazione alle gare. Una di queste è quella che sostiene, a fronte di molte ricerche, in che la divisione dell'intensità del lavoro nel ciclo di lavoro, che spesso è preso anche come riferimento la semplice settimana, debba essere 80% bassa intensità e 20% media ed alta intensità. Il polarizzato è un di cui di questo 80-20, in cui l'80% è bassa intensità e il 20% è praticamente solo alta intensità, marginalmente un po' di media intensità. Vado a specificare una cosa importante: quando si divide 80-20 non è che si va a misurare esattamente quello che dice il cardio, ad esempio, in quello che ho fatto nella settimana. Sapete che oggi i nostri orologi ce lo dicono. Perché? Perché conta il tipo di lavoro che ho fatto. Esempio, se faccio un lavoro di ripetute che mi comporta un'ora e mezza di lavoro, in quell'ora e mezza di lavoro c'è il riscaldamento e ci sono le fasi di recupero in cui ovviamente recupero a bassa intensità, comunque quell'ora e mezza di lavoro dovrà essere catalogata tutta come alta intensità. Perché poi in realtà non è proprio l'intensità solo che esprimo durante l'allenamento, e il mio fisico vive tutto quel lavoro nella fase di recupero come se fosse stato ad alta intensità. Quando ha senso e quando non ha senso questa suddivisione? Non è detto che poi bisogna seguirla. C'è chi lavora quasi 50-50, c'è chi sostiene che il lento siano solo lavori di recupero dai lavori di alta intensità ed è sempre con l'acceleratore spinto. Beh, andando a vedere le ricerche dell'80-20 bisogna sottolineare una cosa, che sono tutte ricerche su atleti che fanno ampi volumi. Cosa vuol dire ampi volumi? Vuol dire che si allenano tutti i giorni o quasi, o addirittura anche di più, quindi con doppi allenamenti, che si allenano almeno 7-8 ore, ma spesso anche 10, 12, 13, 14 ore settimanali. E quindi il suddividere 80-20 può avere un grande senso, perché quel 20%, se io già mi alleno 10 ore alla settimana, vuol dire 2 ore di alta intensità su 10 ore di lavoro, che non è poco se ci fate i conti. Se mi alleno 200 km come fanno molti top runner che gareggiano su strada, che cosa vuol dire il 20%? Vuol dire 40 km di media ed alta intensità. Non stiamo parlando di briciole. Ora però, se io mi alleno 3 volte a settimana, le cose possono cambiare. Sicuramente nell'80-20 dentro c'è insito che cosa? La necessità di recuperare dai lavori di alta intensità facendo molta bassa intensità, e anche le potenzialità di cui abbiamo parlato tante volte e i benefici che portano i lavori a bassa intensità. Chiaramente allenandomi 3 volte a settimana io ho già ampie fasi di recupero. Il recupero poi è relativo all'atleta. Ho appena iniziato a correre, sono sovrappeso, non faccio sport da 10 anni, 3 allenamenti a settimana, che sono il minimo per avere una dose allenante che mi dia dei benefici, sono comunque impegnativi. Però che cosa vuol dire 3 volte a settimana? Vuol dire che tra 2 allenamenti, distribuendoli bene, tra 2 allenamenti ho un giorno di recupero e tra altri ne ho 2 giorni di recupero. Quindi l'80-20 può aver senso, potremmo declinarlo in maniera diversa. Di quei 3 allenamenti, uno deve essere a media ed alta intensità e 2 a bassa intensità. E infatti spesso è così. Ma non è detto che debba essere sempre così in questo caso, perché appunto i giorni di recupero ampi mi possono anche far lavorare delle settimane in cui solo un allenamento sarà a bassa intensità e 2 saranno a media ed alta intensità. Non deve essere la regola, ma magari quando mi avvicino alla gara potrò, per entrare in condizione, alzare l'intensità in questo modo. Se mi alleno 4 volte a settimana, ha senso
che un allenamento sia di alta o media intensità e gli altri tre siano più di bassa o bassa media, qualcuno intensità. È una buona distribuzione, 25-75 se contiamo i giorni, poi dovremo andare a vedere le ore di lavoro, magari il lavoro della domenica va più lungo, peserà in maniera diversa. Però anche qui, se vado a raggiungere la data della gara, potrò iniziare a fare anche ogni tanto, non sempre 2-2, perché ricordiamocelo, non dovremo ragionare solo sulla settimana, dovremo ragionare sul microciclo, sul mesociclo che è fatto da più settimane o comunque da un periodo che spesso è di 2 settimane, ma anche 10-20 giorni, e dal macrociclo completo, che è tutto una fase della mia preparazione per la o per le gare. Chiaramente anche qui l'80-20 è un po' debole come teoria. Quando inizia a passare a 5-6 allenamenti a settimana potrebbe aver senso, sempre però stando lì senza essere farmacisti e fare il conto esatto, ma con una distribuzione, come dire, equilibrata, senza non per citare il mio libro L'equilibrio della corsa, dei carichi. In questo distribuire 80-20 poi non possiamo, o non distribuire 80-20, non possiamo non dimenticare che comunque è importante alternare fasi di carico e fasi di scarico. Mi raccomando, quando vado a fare lo scarico, sia che seguo l'80-20, devo mantenere comunque la distribuzione 80-20, sia che non la seguo in maniera così precisa, dovrò comunque conservare un certo equilibrio tra alta e bassa intensità. Quando invece vado a fare grandissimi volumi, allora probabilmente l'80-20, che potrà essere 83-17 o 75-25, può avere sempre più senso. Se andiamo ad analizzare tabelle di professionisti e di top, probabilmente non applicano l'80-20 in maniera precisa, ma andiamo a vedere che nei 160, 180, 200 km a settimana, ampio spazio, in grande maggioranza, i lavori sono di bassa intensità. Poi è chiaro che la bassa intensità di uno che corre la maratona a 3 al chilometro corrisponde a 4,20, 4,10, 4 al chilometro, a seconda dell'atleta, a seconda del tipo di lavoro che andrà a fare e anche della durata del lavoro stesso. Però questa cosa, ovviamente non copiando in maniera pari, ma potrebbe essere di ispirazione per i lavori di tutti noi. Questo per fare un po' di chiarezza sulla distribuzione tra bassa e alta intensità e soprattutto tra 80 e 20. Non so che esperienze avete voi, se ne avete lasciatele nei commenti. Spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!